Eleonora Daniele, ho un dispiacer, cosa sta accadendo nel suo privato? La conduttrice di Story Italiane confessa, ho un unico crucio per mia figlia. Si è raccontata con una breve intervista pubblicata sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale Nuovo Eleonora Daniele, Cetrameno di un mese rivedremo su Rai 1 tutele mattin alla conduzione di Story Italiane. Nell'intervista in question la conduttrice ha parlato sia della sua vita privata che del suo lavoro, e a proposito della prima ha confessato di avere un dispiacer. Mia madre vive a Padova e non può essere al mio fianco quotidianamente nella cura di Carlotta, ha dichiarato, sottolineando poi che suo padre vive invece nella capitale, quindi Carlotta può vedere spesso almeno il nonno. Con mia mamma, comunque, cerchiamo di rimediare, ha poi specificato Eleonora, non nascondendo che questo è un momento particolarmente felice e la figlia Carlotta è il regalo più grande che la vita le ha fatto. Eleonora Daniele Amet, ho tutto quello che desidero, momento felice per lei. Sono gli ultimi giorni di faccenza questi per la conduttrice di Story Italiane, cam la rivista citata sopra sottolinea, sta per rimettersi infatti al lavoro dato che, cambia detto, a breve sarà su Rai 1 con la nuova edizione del suo programma del mattino. Lavoro a parte, si avvicina un anniversario importante per Eleonora, il 14 settembre saranno infatti quarto anni di matrimonio con Giulio Tassoni, imprenditore romano al quale è legata sentimentalmente da oltre 20 anni. Petik 2. Sono davvero felice, ha ammesso a questo proposito la Daniele, aggiungendo poi, ho tutto quello che desidero. Tornando, invece, alla figlia Carlotta, che a maggio ha compiuto 3 anni, Eleonora nell'intervista ha raccontato. Ogni tanto mi guarda con i suoi occhioni e mi dice, mamma, la tata non la foglio, così io e mio marito cerchiamo di dedicarle tutto il nostro tempo. La confession della conduttrice, sacrifici ripagati dall'amor di mia figlia. Sta facendo di tutto per crescere la figlia Carlotta senza l'aiuto di una tata, dunque, Eleonora Daniele, costretta di conseguenza a fare un bel po' di sacrifici visto il suo impegno quotidiano a Story Italiane. Sia io che mio marito dobbiamo fare delle acrobazie ma tutto viene ripagato dall'amor di nostra figlia, ha dichiarato, annunciando successivamente che, dopo il ritorno di Story Italiane, si rimetterà al lavoro anche per la seconda edizione di Story di sera, il fortunato programma del lunedì in onda alle pukul 23.30 su Rai 1, che da ottobre sarà in video con un nuovo ciclo di puntet.